Ciao ragazzi, io è evidente che sono l'astronomo, si vede anche dalla cravatta che ha su tutte le stelline. Sono qua per spiegarvi perché vi parlo di uovo e universo, uovo cosmico, ma prima vi faccio un trucchetto fantastico. Questo qui è tutto l'universo. Occhio, a vederlo così cosa sembra? Un foglio di carta di formato... Bravi, adesso io lo raddoppio e diventa un foglio di carta di formato fantastico, che intelligenti. Andiamo avanti, a 2, a 1, vedo suggerimenti, e infine a 0. Con 4 raddoppi... va che bello! Con quattro raddoppiate delle dimensioni sono arrivato a dimensioni che sono tutto sommato simili alle mie e anche a quelle di quest'uovo. E qui viene il trucco adesso, perché se io continuo questa operazione di raddoppiare le dimensioni di questo foglio per altre circa 80 volte, cioè tutto sommato non così tanto, arrivo alle dimensioni di tutto l'universo. Qua dentro c'è tutto l'universo, incredibile ma vero, provate a farlo, vedrete che continuando a raddoppiare arrivate alle dimensioni di tutto l'universo. D'altro canto, emozionante contrasto, se io questo lo ripiego, ritorno al mio A4 originale, dopodiché comincio a ripiegarlo ulteriormente, una volta e faccio A5, bravi, vado avanti altre 80 volte, arrivo alle dimensioni più piccole che la fisica riesca a immaginare, non vi dico il numero perché è piccolissimo. Morale, io ho dimostrato in questo modo empirico ma estremamente serio che è giusto chiamare questo oggetto uovo, uovo cosmico, l'universo è tale per cui in qualche modo l'uomo si piazza a metà strada tra il più grande e il più piccolo delle dimensioni dell'universo. È una cosina che fa riflettere. L'universo alla fine è nato, lo sappiamo tutti, nel Big Bang, lo diceva Carlo Alberto prima, la migliore descrizione del Big Bang possibile è fatta da Calvino. Avete sentito parlare di Italo Calvino? Bravo. Le Cosmicomiche, uno dei libri più belli, c'ha un racconto che si chiama Tutto in un punto, dove tutti i presenti sono raccolti stretti dentro nell'uovo piccolino perché non c'era dimensioni e sono lì che si sgomito. Poi finalmente arriva questo Big Bang, comincia a espandersi, cacchio, meno male, e c'è spazio per fare gli uovi, per fare le galline, per fare le padelle per friggerli, eccetera, insomma comincia tutto l'universo.